Amici di Match Fishing, bentrovati. Oggi abbiamo con noi un ospite d'eccezione, Marco De Martin, direttamente da Vittorio Veneto, un amico specialista nella pesca spinning con esche rigide e soprattutto è un appassionato di caccia alla marmorata in acque selvatiche. Allora, intanto Marco, ti ringraziamo di questa tua disponibilità che hai dato per i tanti amici che seguono il nostro portale, e vediamo di trascorrere questa mezz'oretta insieme parlando di quella che è un po' la tua passione. Tanto cominciamo, vedo alle tue spalle una cornice sicuramente tinta di azzurro che ricorda un successo molto importante. Ce lo vuoi ricordare? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti gli amici di Match Fishing. Da noi soprattutto vige la regola "io resto a casa". Stiamo lottando tutti insieme per un unico obiettivo, quello di riuscire a distruggere questa malattia, innanzitutto per tornare nel nostro amato fiume. Ringrazio Alessandro per l'opportunità data. Alle mie spalle, come vedete, c'è la maglia di campione italiano di spinning 2017, conquistata in Val di Taro, pescando a spinning appunto la trota nei torrenti. Torrenti. La mia passione è sempre stata, fin da piccolo, pescare nei torrenti di montagna. E quindi poi da 4-5 anni mi sono dato alle competizioni con dei buoni risultati e ne sono fiero. Rappresento una società che è la San Pei Spinning Club, che saluto, che è di Brescia, anche una noi delle più titolate d'Italia. Li salutiamo tutti, anche noi sono, di Match Fishing. E in più sono anche testimonial di questa rapture dell'azienda di Trabucco, che saluto. Salve. Bene. Oggi, Alessandro, volevo parlarvi, più che di competizioni, di un pesce che è come l'Eldorado della pesca, il pesce la marmorata. Ecco, prima come però di entrare sai, nel merito, scusa Marco, prima di entrare nel merito, vogliamo capire un attimo, hai parlato di torrenti, quindi tu vieni dal Veneto, vieni da, diciamo, da Vittorio Veneto, quindi hai dei fiumi importanti vicino a casa tua, ce li vuoi ricordare, il Piave, il Brenta? Sì. Ricordaci un Sì. po' quali sono i fiumi più importanti. Allora, come ben tu sai, qui sono a 360 gradi nella montagna, quindi avrò il Cordevole, che è un grande fiume, avrò il Piave, che è fiume della patria, soprattutto per le marmorate, il 99% del fiume dedito a questo pesce selvatico, ho il Padola, che è un altro fiume, e tanti affluenti, sempre il Soligo, il Meschio, tutti sorgive, e quindi con tanta corrente, con sassi, il tipico fiume di montagna, Alessandro. Ecco, Per gli per appassionati andare come te è un must abitare quassù. Non mancheremo di venirti a trovare, ma ci devi dire, per andare a pescare in queste acque, cosa serve? Licenza, tesserino, ticket giornaliero, permesso? Raccontaci un po' cosa bisogna allora fare. il 90% di queste, diciamo, riserve sono titolate private. Quindi servirà innanzitutto la licenza, quella serve sempre in primis dappertutto dove vuoi andare, i famosi bollettino di presenza dei soldi pagati della licenza nazionale, quella è d'obbligo. Poi sì, servirà un permesso giornaliero, che non è tanto oneroso, bensì comprende tutta la mezza giornata di pesca dedita la mattina o nel pomeriggio per andare a insidiare i nostri pesci. Ma dove okay? Si possono fare questi tesserini particolari? Ci sono dei punti vendita specifici, tra l'altro queste associazioni sono molto ben proiettate nell'ambito di internet, nell'ambito tutto, quindi noi nel sito troveremo, esempio, voglio andare a pescare a Peralolo, mi collegherò a quel sito di Peralolo e ti troverai i punti vendita, che di solito sono i bar, edicole e quant'altro, sempre È un molto po' specifici. Funziona un po' come quelli, i cercatori di funghi, che hanno i loro punti dove fanno i tesserini per la raccolta dei funghi. Buona Esatto, sostanza. esatto. Molto bene. Importante Allora, sempre avere queste cose prima di pescare. se io voglio dedicarmi appena finisce
questo periodo di contenimento a questa passione, a questa pesca. Dimmi qual è l'attrezzatura dal vestiario fino alle canne che devo acquistare, insomma, perché vogliamo dare degli input ai nostri amici ascoltatori per un minimo di attrezzatura, di abbigliamento, insomma, cosa servono? Stivale, water, piuttosto che altre cose? Alessandro, per il non neofita o comunque per il pescatore più esperto, innanzitutto il corredo generale è un paio di water e un paio di stivali, però io consiglio sempre i water perché alcuni spot proprio specifici, tipo come parleremo oggi della trota marmorata, implicano il muoversi in acque anche più alte o meno alte, ma sempre in posti un po' spartani, tra virgolette, lasciami sto concetto, è un posto spartano, mi consente di avere un'attrezzatura, quindi un water che anche le temperature che andiamo a insediare pesce sarà nelle prime ore del giorno, quindi l'acqua è un po' fredda, quindi essersi vestiti bene ti aiuta a supportare la mattinata di pesca o la serata di pesca, insomma. Certo, ho capito. Quindi dal vestiario, un paio di water, io sono tranquillo. Poi marche specifiche, attrezzatura, ognuno ha nel suo bagaglio tecnico e monetario di più di quello che vuole, insomma. La ruota di scorta per i water, nel caso tu lo bucassi strisciando in un sasso, in un albero, esiste un prodotto che all'occorrenza lo puoi anche riparare. Sono cose stupide, sì. Però a volte ti capita un inconveniente, come si Questa fa? Questa è una domanda bellissima, perché anche mi è già successo di trovarmi in sti casi, e qui cito un personaggio che aggiusta biciclette, che mi ha fornito uno sprite che tappa i buchi per aiutarmi a sopperire alla giornata, insomma. Ho capito, esistono quindi prodotti adatti per queste situazioni di emergenza, insomma. Sì, poi okay. Gli amici che vorranno ci sentiranno, ci contatteranno e daremo delle specifiche. Diciamo, nell'arco generale ci sono delle cose che ti aiutano a superare queste problematiche, insomma, dell'ultimo minuto. Ma voglio farti una domanda. Lo spinning, che è questa disciplina che sta andando soprattutto tra i più giovani, insomma, si divide in due specialità, no? Diciamo le esche rigide e poi ci sono invece lo spinning con le altre esche. Ci vuoi fare la distinzione precisa di queste due tipologie? Sì, innanzitutto Alessandro, prima di parlare delle due tipologie vorrei soffermarmi su un punto ben saldo. Se certo. Facciamo la pesca a marmorate nel selvatico, io vi dico, ragazzi, obbligatorio no kill. No ok. Kill. Ci tengo, Alessandro, a dire sta cosa perché negli anni sta aiutando molto il nostro pianeta aiutare anche noi questo tipo di pesce, tipo la marmorata. Quindi proteggendolo lo si aiuta e si riesce ad avere un impatto della pesca molto più genuino, insomma, col monoamo senza ardiglione. Ok? Certo. Di primis ci sono le due categorie, però la pesca no kill, falla con le esche artificiali, falla con le esche rigide, è importantissima per la salvaguardia del pesce. Questo ci tengo a dirlo anche per i nostri amici pescatori, insomma. Ecco, anche sugli ami, Marco, ci sono delle misure specifiche che bisogna rispettare, l'ardiglione, il gambo, cioè c'è una misura minima dell'amo. Allora, generalmente no. Generalmente alcuni bacini, alcune riserve richiedono degli ami che non siano più grandi del numero 5/6, e altri, la maggior parte, esigono solo che l'amo non sia, non con l'ardiglione schiacciato, ma che non sia presente. Diciamo che in grandi linee è che non sia presente l'ardiglione. Poi ovviamente il pescatore più attento, quando gli danno il permesso in mano, avrà l'accortezza, Alessandro, di controllare le specifiche, perché ti ripeto, esatto, alcune riserve, alcuni bacini hanno delle restrizioni molto più severe e altre meno rigide, insomma. Dipende sempre dall'ambito che si va
eseguire la pesca. Detto ciò, prettamente per parlare 2 minuti delle due specialità, Sì, una, le esatto. esche rigide, è effettuata da dei rotanti che si chiamano cucchiai, ok? Rotanti ondulanti, corpi rigidi, da cui proviene il termine pesca a esche rigide, e dei pesciolini, dei minnow. Adesso non guardiamo la marca, ma guardiamo il senso di dare, che anche queste Certo, sono esche rigide. ho Ok? capito. Questo per quanto riguarda le esche rigide. Le esche artificiali sono tutti quei prodotti, oltre a queste rigide, senza restrizione di usare tutti i prodotti siliconici, tipo la gommina della finto lombrico, eccetera, eccetera. Il che ti preclude un'ampia gamma di scelta. Ok? Però ti ripeto, la bellezza anche perché mi sono appassionato, innamorato io dei torrenti di montagna, è andare a insediare questi pesci con delle esche più possibili, rassomigliante al pesce foraggio piuttosto che un lombrico. Sì, mi sento di dire che è una difficoltà, uno scalino in più per il Sì, pescatore, certo. oltre che. Sicuramente ci sono esche particolari di carattere, di esche rigide che escludono l'insidia di un pesce e viceversa. Cioè, per esempio, se vogliamo insidiare la marmorata piuttosto che un lucioperca, piuttosto che sono preferibili esche rigide o vanno bene anche gli artificiali con dei pesciolini, eccetera. Cioè, tutto va bene Allora, per tutto, insomma. la marmolata innanzitutto è un pesce che, come ben tu sai, può raggiungere delle dimensioni importanti. E se raggiunge, come dico a tutti gli amici pescatori, me compreso, se raggiunge determinate misure è perché è un pesce con delle attitudini, con delle mangianze totalmente diverse, molto più furbe e con tempi aperti molto stretti. Quindi io andrò a Certo. insidiare la marmolata, almeno con la mia esperienza di pescatore, nelle ore diurne, brevissimi, tipo ti dirò che ti inviterò a pescare alle 4:30 del mattino e faremo Volentieri. una pescata fino alle 7 di mattina. Perché? Perché il pesce sull'imbrunire, su questi ombre e chiaro, ha un'attività molto più aperta che se no andare a insidiarlo a mezzogiorno. Questo non vuol dire che io non pescherò a mezzogiorno una marmorata, però se devo avere una percentuale, io prenderò più alla mattina presto che a mezzogiorno o l'imbrunire alla sera. Anche la Quindi o sera è un all'alba ottimo o al tramonto, deterrente. insomma. Al O al tramonto, sì. tramonto sono le ore migliori indicate per questo pesce. È un Allora, ottimo deterrente anche la sera. io voglio venire a pescare con te e andiamo, sai dove? Andiamo in Piave, giusto? Che è un Avresti bel fatto fiume per la subito, Marmorata. avresti trovato subito il luogo perfetto, intanto. Allora, adesso mi devi dire però cosa devo acquistare in fatto di canna, mulinello, fili e soprattutto di artificiali, senza svenarmi dal punto di vista finanziario, perché voglio prendere le cose giuste, non quelle che non servono. Giustamente. Allora, Ale, il brand e comunque la spesa che uno può affrontare può essere per tutto quanto molto contenuta, basta fare gli acquisti giusti. Allora, io Esatto. brevemente ti mostrerò un mulinello, ok, Sì. che può stare sulle 70-80 euro, è Cos'è un un 4.000 quello? 4.000, Ah, ok. è Sì, un è un 4.000, 4.000. ho visto. Sei bravo, ho visto che hai l'occhio. 4.000 perché? Perché il Piave ha delle buche grandi, ha una corrente forte, quindi io comunque trovo avere un mulinello che ha agganciato un pesce da 70-80 centimetri, la forza del pesce in acqua raddoppia, quindi dovrò avere una buona mole per recuperare e un buon ingranaggio, quindi 4.000 è obbligatorio per questa pesca. Poi, Ho come capito. ripeto, nessuno ti vieta di andare col 3.000, col 2.000, che noi stiamo cercando di Certo. fare un pacchetto per il neofita o quello esperto che ti permetta di andare a insidiare un pesce nelle giuste qualità. Quindi avrò una canna da pesca
mediamente che avrà una grammatura importante da 15 grammi a 50 grammi, anche questa potrebbe costare dalle 50 alle 60 euro, ok? Poi ti ripeto, una media. Sicuramente, siccome praticherò il gnocchi, quando si allama il pesce, è indispensabile avere questo. Questo è un guadino di Sì. gomma. Perché di gomma? Perché quando io allamo il pesce, lo metto dentro nel guadino per dare meno impatto di stress e di rovinare lo stesso pesce, non prenderlo con le mani, le branchie, noi dobbiamo tutelare questa marmorata, perché ti stavo Sicuro. dicendo che anche è diventato anche un patrimonio che è proibito intrattenere dappertutto, quindi è protetta. Quindi io avrò un guadino di gomma e avrò la massima cura nel liberare il pesce e poi si Ho riprende capito. l'azione di pesca. Quali sono, Ok? Marco, per la marmorata da insidiare gli spot migliori in un torrente? Ci sono degli anfratti, dei sassi, delle buche, Sì, degli strisci? Alessandro, concedimi solo di dirti ancora una cosa, il filo Sì. da usare Ah, beh, e poi. sicuro, sicuro, sicuro. Allora noi abbiamo parlato che abbiamo quasi siamo tutti pronti per iniziare le marmorate. Io uso una treccia a 8 Ah, fili. La addirittura. treccia mi permette meglio di gestire i sassi, le frizioni, i strusci vari, meglio Certo, gestire certo. la treccia, anche perché mi dà una maggiore flessibilità nella trattenuta del pesce e mi permette anche un'ottima trazione e trattenuta di peso. E questo. Poi ci sono persone che usano la treccia pura. Io personalmente preferisco un terminale in fluorocarbon del 30 o del 35 con moschettone. Ho Ok? capito, ho capito. Per questo è un piccolo segreto, però lo diciamo ai nostri amici pescatori. Un buon terminale da 30-35 fluorocarbon direttamente col moschettone senza girella permette all'esca di girare meglio. Ho Un'esca capito. che non dobbiamo aver paura di esagerare. Poi parlerò degli spot. Vi faccio vedere solo un paio d'esche, ok? Questi qua sono artigianali, ok? Sì. E pesano generalmente 40 grammi e sono Caspita. 11, 9, 15 centimetri. Per quello il discorso di prima che ti dicevo che serve un'attrezzatura potente per lanciare lontano e per lanciare peso, perché come ben sappiamo che adesso ci arriviamo, gli spot migliori per insediare la marmorata sono sempre i buconi, il sasso grande che sotto andrà sotto in profondità, quindi io devo cercare di andare il più basso possibile per stanare e invogliare la mangianza del pesce, insomma. Ok, Tu ti metti Alessandro? sempre a monte o a valle quando lanci e poi devi fare il recupero? Fai solo ottime domande. Ah beh, devo imparare e quindi voglio partire subito col piede giusto, eh? Allora, a tal proposito, lo spot migliore lo si valuta sempre al momento che si arriva nell'ambiente di pesca. Generalmente la trota marmorata predilige il tiro a monte. Perché? Perché quando io tiro a monte e recupero verso valle, il Valle, sì. pesce ha dei movimenti più come fosse ferito, più innaturali di tirare a valle e recuperare. Poi una cosa molto importante, quando si va a marmorate, devi sempre pensare che devi pensare a come pensa, tra virgolette, il pesce. Cioè, se Esatto. io recupero a valle e a 1000 recupero, due domande devi fartele perché non si prende un pesce. Se invece opto per tirare a monte dei piccoli recuperi, sicuramente avrò il pesce che è incuriosito molto di più perché anche ha il tempo di reagire. Di Devi guardare dare l'esca e di provare magari un attacco. il tempo alla marmorata di vederlo, di capire, di ragionare, di
di avvicinarsi senza troppo diffidenza, e poi questo pesce che si parte, si rallenta, riparte, si rallenta, induce di più all'aggressività della marmorata, sicuramente. Esattamente, anche perché, esatto, ti ho detto, è un pesce con le attitudini selvatiche, quindi ha delle movenze, delle mangianze selvatico, non agisci, esatto, lancia e recupera. Quindi, beh, dico a tutti, sì, gli appassionati di pesca, di spinning, di avere innanzitutto una certa pazienza, e poi i risultati arrivano. Se si pensa di andare oggi a pescare la marmorata e di venire a casa con 10 catture, signori miei, questa non è la pesca. Sì, bisogna. Questa è una pesca dove tu devi amare l'ambiente, la natura, le camminate lungo il fiume, godere anche di quelle che sono le situazioni ambientali. Non è solo il momento dello strike, l'impatto con una cattura. Devi venire a casa soddisfatto anche quando hai visto magari una volpe piuttosto che un falco, piuttosto che... l'esperienza, diciamo, pesco nel Piave da quando ho 5-6 anni, adesso ne ho 41, e le più grandi emozioni anche del cuore, a parte la cattura vera e propria, è stato vedere l'animale in quel momento che si ferma, il capriolo che si ferma a bere 100 metri più in su di te, esatto, aver guardato la natura, essere andato a contatto con tutte quelle parti che di sicuro uno che non pesca non può capire. Quindi l'amore che ho per la pesca deriva da tutto il completamento, che non è solo il prettamente l'azione di pesca, insomma. Sì, esatto, bisogna essere proprio degli amanti della natura a 360 gradi, ecco, questa è la cosa. Magari godere anche di una bella fotografia, che sicuramente non ti mancherà mai con te una piccola macchina fotografica per immortalare le catture o sì, i momenti più belli della giornata. Poi sai che al giorno d'oggi siamo nel 2020, abbiamo cellulari tecnologici, possiamo farci tutto sempre con la cura del pesce. Io dico sempre, esatto, che una foto vale quanto la cura del pesce, come il rilascio. Piuttosto io dico, fate una foto in meno e un video del rilascio fatto bene in più. Dico sempre a tutti così. E volevo chiederti un'altra cosa particolare, mi ha incuriosito. Prima avevi in mano un artificiale da 30-40 grammi e hai parlato di artificiale artigianale. Esiste anche la possibilità che uno se li costruisca da solo? Ci sono dei segreti, ci sono dei materiali? Cosa fa il nostro Marco? Allora, questo è fatto con la balsa, con legno di balsa. Sì. Io dico sempre, questo è un artigiano che me li fa da tanti anni. Ah. Io dico che l'autocostruito è una cosa che devi avere tanta passione, costruire queste cose. Però c'è anche uno studio alle spalle di questi, perché io ne ho testati tanti, tanti, tanti. Quindi io dico sempre, ognuno il suo mestiere, io faccio il mio, tu Ale fai il tuo. Questi hanno un prezzo, qualità davvero buona, ok? Poi ai pescatori, che avrai centinaia di pescatori che ti chiederanno da dove provengono, noi forniremo i necessari brand. Però io preferisco sempre l'acquisto di un pesce performante più che rischiare, perché andrei a testare del tempo che magari noi possiamo sottrarre alla pesca. È meglio che peschiamo un'ora in più e compriamo un artificiale. Ah, sicuro, così, sicuro. Ma quanti ne ha Marco De Martin nel suo cassetto privato di questi artificiali Guarda, io ne ho molteplici, devo dire la verità, perché gli anni di pesca sono molti, però ci sono due colori per la marmorata, ma qui parliamo di segreti, cioè qui sì, stiamo già dando ai nostri amici pescatori Match Fishing un gol, un rigore, Alessandro. Sì, c'è un'indicazione precisa. Io ti faccio vedere un rigore, dai, questo è il top per la marmorata, questo mi metto colore. Gli occhiali. Ah, il questo colore bronzato dorato, bellissimo. Questo bello. Colore bello. Diciamo che l'acqua del Piave, questo è la morte sua.
Ho capito. Unito a questo, a rame. Bellissimo. Questi sono artigianali, come dicevi, no? Ah sì? Complimenti all'artista. Veramente. Veramente belli. Questo è Sicuramente. un amico che non ha bisogno di pubblicità perché tra di noi, marmoristi o pescatori di marmorate, a qualsivoglia, lo conosciamo benissimo. E credimi che questi due colori è stata fatica, ma solo perché ho avuto già simpatia di te, da primo te l'ho detti, se no non ne avrei mai detti. Ok, Sai beh, che noi allora abbiamo i nostri segreti. Però ho ti voluto chiedo, oggi condividerla, almeno due segreti te li ho detti. mi fai una promessa, me li metti da parte quei due che quando vengo su da te, la canna ce la metto io, ma quei due artificiali ce li metti te, va bene? Guarda, Ci andiamo a fare una pescata. ci provo di metterteli in parte, dai, sono qui, non li tocca Bene, nessuno. bene, bene. Anche perché io ci sono andato ancora in alcune risorgive in Austria, sulla Drava, da Gargantini, ci sono dei bellissimi spot di pesca e Posti fantastici, sono provati anch'io. riuscito, a catturare delle belle trote, dei bei salmerini anche veramente unici, con dei colori incredibili. No, no, devo dire che ti ripeto, sono posti fantastici anche quelli. Io ti dico personalmente, nato nel Piave, cresciuto nel Piave, ho fatto fatica a trovare posti migliori del Piave. Anche perché ci sono chilometri e chilometri di fiume, del nostro fiume Piave. Ti ripeto, pur trovando anche altre valenze di pesce, tipo lo iuco, così, la marmorata è un pesce che io non cambierei con niente. Ti dico la Tu verità, Alessandro. ne hai catturate di molto belle nella tua vita di pescatore di spinning con esche artificiali? Con esche Nella rigide, mia scusa. carriera, sempre con dei pesciolini così artigianali, sono arrivato a passare i 90 centimetri. Sono riuscito in gioventù a portare, che però, sai, una volta non c'erano cellulari, quando avevo 13-14 anni, il mio primo cellulare, mi vergogno a dirlo, avevo quasi 18 anni quando l'ho acquistato e non Sì. faceva foto. Sono riuscito a stanare una da 1 metro, da 101 centimetri. Ho Però. un bel palmarès, purtroppo una volta non c'erano i mezzi che ci sono adesso, recentemente ho fatto un 88 centimetri, devo essere orgoglioso perché comunque l'ho rilasciato e spero un domani di rivederlo e comunque è un pesce che ti emoziona, ma anche il 50 centimetri ti emoziona, Ah, Alessandro. sicuro, ma Cioè, quando una tu hai un trota. pesce così in canna, ci sono dei momenti, degli attimi, dei secondi, non minuti, secondi che sembrano non finire più. Sei là che non vedi il pesce perché tira come un matto e tu sei là che vo avresti voglia di fare qualcosa, ma devi aspettare i tempi tecnici, sempre. Però in questi casi l'importante è mai avere fretta. Ma voglio chiederti una cosa, Marco, ma una trota lunga 1 metro, quanto può pesare in termini di chili? Allora, Alessandro, attitudinalmente dopo dipende dalla mangianza della trota, dal periodo che si la va a prendere. Se a inizio stagione sarà una trota attorno al metro che può pesare anche 15 kg, anche 16, Caspita. 15, sì. Magra, magra, sempre 9-10 kg. Un Incredibile. 50-60 centimetri preso a metà stagione può sempre pesare un 2-3 kg e via dicendo, in base 70 centimetri, l'88 che pesavo io, vado sempre a stimare perché le nostre sale pesce, quando lo si prende, ormai noi che siamo un po', tra virgolette, concedimi un po' più esperti, capiamo, magari dopo sbaglierai mezzo chilo, però se ti dico che 88 centimetri sono 7 kg, se ne fa 6 e mezzo, voglio dire. Adesso ci sono degli attrezzi per misurarla senza stressarla e poi per pesarla non la peso quasi mai, insomma. Beh, sicuramente sono pesci che quando li hai in canna, sono una cosa fuori di testa, insomma, Calcola sono molto combattivi, vero, questi pesci? la corrente d'acqua, la portata della
pinna caudale, perché è la pinna che fa la differenza. Ah. Una marmorata da 88 centimetri, ragazzi miei, avrà una pinna da 20 centimetri, non di meno. Quindi Però. ha un timone che spinge dietro. La Sì, fortuna e esatto. la sfortuna, pescando sempre col monoamo, sarà quella che il pesce devia sull'acqua un po' più calma, oppure che è allamato, perché anche la mandibola ha due serie di denti. Quindi ha una mandibola molto forte. Quindi, se siamo fortunati che si aggancia bene, se no ne perderai infinite di pesci. Però ci sta, fa parte anche della bellezza della pesca. Insomma, se noi andiamo con delle ancore per uccidere il pesce, forse ne prenderai qualcuno in più. Però non stai avendo amore per la pesca, stai andando alla mattanza, insomma. Beh, Ci può oggi stare sai. nella competizione, ma non sulla pesca selvatico, insomma. Oggi Marco ci hai svelato veramente tantissimi segreti, ci hai dato dei consigli, soprattutto questo vuol dire che sei veramente un pescasportivo, perché se hai qualcosa per te, poi nel fiume ci deve essere il pescatore, non ci vanno i Vale. consigli di un campione come te, insomma, quindi No, la beh, ti Calimano ce l'ha ringrazio, ognuno. molto gentile Alessandro. Io ti dico una cosa, io voglio condividere questa mia passione, quindi anche i miei amici che mi seguono, che mi guardano, che mi chiedono, io do sempre il mio massimo, perché io dico sempre che anche qui, con le giovani leve il futuro deve venire avanti nel rispetto della Esatto. natura e nel rispetto di tutto l'ambiente, in primis. Però questa la ritengo una sana passione, con dei sani principi. Si affronta una pesca Sicuro. sportiva e anche l'ambiente, anche circostante, Ma voglio merita. farti un'altra domanda, poi dopo andiamo in conclusione, che però ci fai una promessa adesso, visto, come dire, no? Il tipo di approccio che abbiamo avuto. Ci prometti che tornerai ai nostri microfoni per raccontarci anche le tue esperienze, altre particolari, come dire, no? Analisi che facciamo sulla pesca spinning, che è la tua passione. Vogliamo Guarda, aprire una rubrica tutto spinning con Marco De Martin. Ci stai? Ce la prometti questa cosa? io posso solo ringraziare l'opportunità che mi avete dato quest'oggi, e se ci saranno opportunità future, sono ben lieto di darvi una mano, e mi raccomando sempre con tutti di avere un po' di cura di questo pesce, di questa marmorata, ma anche Sicuro. della trota, perché l'ambiente, come si vede, la natura anche in tante circostanze ci insegna che nel rispetto possiamo fare veramente tanto per lei, e Marco, lei ci ripaga con le nostre passioni, insomma. qual è il periodo? Allora, il periodo migliore, Alessandro, per me è sempre l'inizio stagione, i primi paio di mesi, che può essere l'aprile-maggio generalmente. È considerato un periodo che il pesce è stato fermo, quindi risponde bene. Tralascerei i periodi centrali, luglio-agosto, infatti, perché c'è un'affluenza di pesca maggiore, l'acqua è calda e quindi il pesce è meno in attività. E ritornerei alla gran carica nel mese finale di settembre, dove che il pesce si è fatto molto più furbo di una serie di cose. L'acqua si sta riossigenando di più, l'affluenza sta Esatto. diminuendo e quindi ci può riservare una bella sorpresa, insomma. Io Molto le bene. grosse catture, ti dico la verità, le ho sempre fatte inizio stagione, il Ho clou delle capito. cose. Quindi Però aprile-maggio, ripeto, diciamo, sono i periodi migliori, Marco, giusto? Aprile-maggio. esatto, Alessandro. Poi Quindi ripeto, siamo ancora tutto in quello. tempo. Sì, siamo ancora in tempo se ci liberano, e soprattutto se riusciamo, e ripeto, voglio fare un augurio a tutti di chiudere questo brutto momento, questa brutta cosa che è questa malattia, Esatto. e di tornare a sorridere nei nostri amati fiumi. E Bene. poi Noi voglio dire Marco. un'ultima cosa, Alessandro, Sì. che comunque noi diamo degli ottimi consigli che non sono la regola, però sono una serie di cose fatte con l'esperienza nel campo. Per tutto il resto,
ci serve sempre la nostra passione per condire il tutto. Senza passione non si condisce niente. Il mio punto di vista, Alessandro, per carità. Bene, Mi ha Marco, ti fatto. faccio una domanda. Di cosa ci parlerai nel prossimo appuntamento video che faremo? Guarda, io ti direi che potremmo anche vedi quella maglietta qui. Ah, Potremmo anche, giusto. se troveremo anche un po' di tempo tra una passione e l'altra del selvatico, vorrei parlarvi anche di due concetti sulle competizioni e perché no, magari qualche, se riesci a rubarmi ancora qualche piccolo segreto, anche volentieri, insomma. Non mancherò, non mancherò. Quindi nel prossimo appuntamento andremo a ripercorrere quella prestigiosa annata 2017 che ti ha portato la maglia azzurra. Come hai fatto, quali pesci hai catturato, il fiume, come l'hai affrontato. Quindi facciamo una marcord, diciamo, di quella stagione. Sì, e se sei d'accordo con me, magari dar due o tre, giusto per ragguagli, ai nuovi garisti che affrontano la gara, che affrontano il fiume, di come posizionarsi e come affrontare il Esatto. meglio con l'attrezzatura e tutto, insomma. Poi Molto bene, sempre Marco. capitanato da te, Alessandro, che vedo che Sì, fai sì. Io sempre le domande ad hoc. voglio imparare perché ho ancora tanti anni davanti che devo cercare di carpire i segreti per divertirmi. Bisogna divertirsi prima di tutto, è Prima di giusto? tutto, deve essere tutto, ti ho detto, passione e divertimento alla base di tutto. Sono Molto d'accordissimo bene. con te. Marco, noi ti ringraziamo veramente di cuore per questa tua gentile collaborazione. Ci vedremo prestissimo per i nostri amici perché abbiamo bisogno di raccontargli tante cose in fatto di spinning, sia con esche rigide, ma anche con quelle artificiali, perché vedo che insomma te la cavi molto bene. D'accordo? Ciao a Ti tutti. ringrazio Alessandro, vi ringrazio a tutti e vi auguro una buona giornata. Ciao, ciao, ciao.